Benvenuti a un nuovo episodio di Anziani in Movimento, organizzato dall'associazione Che Spettacolo, grazie al sostegno di Fondazione Friuli. Io sono Silvio. Io sono Roberta. E oggi vi accompagneremo in questo episodio di attività motoria. Vi ricordiamo, prima di iniziare, di mettere un abbigliamento comodo, ginnico, delle scarpe da ginnastica o dei calzini antiscivolo. Di organizzarvi uno spazio attorno a voi libero da ostacoli, tappeti, prese di corrente, tavoli e quant'altro. Molto bene. Iniziamo l'attività di oggi, partiamo con un po' di mobilizzazione generale e poi lavoreremo su coordinazioni ed equilibrio. Quindi partiamo come sempre con la nostra postura corretta, cerchiamo bene l'appoggio dei piedi, corpo rilassato, apriamo bene le spalle, ricordiamoci il nostro filo invisibile che ci tira verso l'alto. Quindi la nostra testa è allungata verso l'alto, iniziamo a inspirare dal naso. Espiriamo dalla bocca. Bene, spalle aperte, la schiena dritta. Inspiro. Espiro. I piedi sono ben piantati a terra. Sento bene il peso ripartito su tutta la pianta. Iniziamo con delle mobilizzazioni della testa, guardiamo a destra e a sinistra. Partiamo dal lato destro, guardiamo la spalla destra. Andiamo. Torno al centro. E cambiamo lato. Torno al centro, vi ricordo movimenti lenti, graduali, dolci. Eseguiamo sempre 5 ripetizioni per lato. Inspiro quando vado a guardare la spalla, espiro quando torno al centro. Inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, ultimo movimento, inspiro, guardiamo spalla sinistra, espiro, torniamo al centro. Ora portiamo laterale la testa, orecchia verso la spalla, partiamo sempre il lato destro, orecchia destra verso la spalla destra. Partiamo insieme, andiamo e torno al centro. Andiamo a sinistra e ritorno al centro. Non forziamo il movimento, sempre dolce, un risveglio muscolare. Eseguiamo sempre 5 ripetizioni. Inspiro quando scendo verso la spalla, espiro, torno al centro. Ricordiamoci sempre spalle aperte. La testa è leggermente allungata verso l'alto, la schiena è dritta. Ultimo destra, inspiro, centro, espiro, andiamo a sinistra e mi fermo. Vi ricordo di eseguire sempre questi esercizi almeno 20 minuti ogni giorno, quindi ripetere gli esercizi che noi proponiamo ogni giorno per almeno una ventina di minuti. Laddove possibile eseguite questi esercizi all'aria aperta, andate a camminare sempre all'aria aperta quando il tempo lo permette e se avete la possibilità. Mi raccomando che l'attività fisica è fondamentale per migliorare tutta la condizione del fisico, la struttura muscolare ma anche il sistema cardiovascolare. Passiamo le spalle, portiamo le mani alle spalle, da qui andiamo a distendere le braccia verso l'alto e verso avanti. Partiamo prima noi a eseguire i movimenti, poi lo facciamo insieme. Quindi le braccia andranno su, andiamo su, ritorno alle spalle, andiamo avanti e torno alle spalle. Molto bene, andiamo insieme, braccia su. Distendo bene verso l'alto, allungo le spalle, ritorno, distendo avanti, mi allungo verso avanti come ad afferrare qualcosa e ritorno.
Andiamo su. Ritorno. Braccio avanti e torno. Eseguiamo sempre 5 movimenti per esercizio. Inspiro, mi allungo, espiro, torno nella posizione iniziale. Inspiro, allungo, espiro, ritorno. Inspiro, mi allungo, espiro, ritorno. Inspiro, mi allungo bene avanti, espiro, ritorno. Ultimo, andiamo su, ritorno, andiamo avanti e ritorno. Ok, sciogliamo un attimo le spalle, adesso eseguiamo delle circonduzioni. Partiamo col braccio destro, eseguiamo in maniera alternata delle circonduzioni verso avanti, quindi una volta il braccio destro, una volta il braccio sinistro. Come sempre partiamo prima noi a eseguire il movimento, poi lo facciamo insieme. Braccio destro verso avanti, braccio sinistro verso avanti. Ok, insieme, andiamo, braccio destro verso avanti, una bella circonduzione. Sinistro verso avanti, ancora destro, andiamo sinistro, inspiro quando vado su, fuori l'aria quando scendo, inspiro su, espiro scendo. Ultimo. Molto bene, da questa posizione andiamo giù a prendere, a toccare i nostri lacci. Pieghiamo leggermente le ginocchia e scendiamo fin dove riusciamo. Eseguiamo sempre prima noi il movimento, poi lo facciamo insieme. Quindi da qui andiamo giù a cercare i lacci e torniamo su. Andiamo insieme, scendete fin dove riuscite. Giù, fuori l'aria. Inspiro, salgo. Di nuovo giù. Eseguiamo 5 ripetizioni, fate il movimento lento, mi raccomando, senza forzare. Ancora, fuori l'aria. Inspiro. Ancora giù. Se sentite dolori, fastidi alla schiena, fermatevi immediatamente. E ultimo. Molto bene, passiamo un po' di lavoro di bacino e le arti inferiori. Ok, cominciamo. Piedi più o meno a larghezza spalle, mani sui fianchi. Eseguiremo 5 circonduzioni del bacino in senso orario, 5 circonduzioni del bacino in senso antiorario. Cominciamo io e Silvio, partiamo dal senso orario, movimento lento, quindi spostiamo il bacino a destra, posteriormente a sinistra e torniamo centrali. E ripetiamo il movimento tutti assieme, cominciamo a destra, posteriormente a sinistra e centrale. Andiamo con la seconda, mi raccomando, sempre movimenti lenti e controllati, non forziamo il movimento se sentiamo dolore. Ultima. Perfetto. Stesso lavoro dall'altro lato, quindi sempre mani sui fianchi, da qua il movimento partirà a sinistra. Perciò sposto il bacino a sinistra, posteriormente torno a destra e ritorno centrale. Facciamo tutti assieme il movimento. Sinistra, dietro, destra e centrale. Di nuovo, lentamente e centrale. Tutti questi esercizi che abbiamo proposto adesso vanno a migliorare la mobilità articolare, quindi sono fondamentali soprattutto nell'anziano che tende a irrigidirsi e perdere le mobilità e i vari angoli di movimento.
Ok, ottimo. Comincerei scaldando anche un po' la parte bassa. Cominciamo con un movimento di skip. Da qua porteremo su prima il ginocchio destro e poi il ginocchio sinistro. Per chi dovesse avere problemi di equilibrio può fare benissimo l'esercizio in appoggio a una sedia. L'esercizio è questo, adesso cominceremo insieme. Ginocchio destro, su, torno, cambio. Di nuovo, su e cambio. 2. 3. Inspiriamo quando portiamo sul ginocchio, espiriamo quando torniamo nella posizione iniziale. E ultima. Ottimo, sciogliamo un attimino le gambe. Altro esercizio di riscaldamento per la parte bassa, in questo caso porteremo i talloni dietro, in questo modo, prima a destra e poi a sinistra. Anche in questo caso, chi dovesse avere problemi di equilibrio e non si sentisse sicuro, può fare benissimo l'esercizio in appoggio a una sedia o a un tavolo. Cominciamo assieme a destra, 1, sinistra, 2, cambio, 3, coraggio, ultime, 4 e 5. Ottimo, adesso facciamo una breve pausa, ci vediamo tra poco. Bentornati per questa seconda parte della puntata di Anziani in Movimento. Cominceremo a lavorare un po' con gli arti inferiori, faremo un esercizio di affondo laterale. Perciò divaricheremo leggermente le gambe, scenderemo lentamente a destra, torneremo centrali e scenderemo a sinistra. Mi raccomando, le punte dei piedi sono sempre rivolte in avanti, non lateralmente. Scendiamo a destra, lentamente, senza forzare il movimento, e torniamo. Scendiamo a sinistra. E torniamo. Cominciamo assieme, a destra, fin dove riusciamo, non serve scendere eccessivamente, e a sinistra. Di nuovo, inspiro quando scendo, espiro quando torno su. Di nuovo. Se avete difficoltà di equilibrio, potete mettere una sedia davanti a voi e usarla come sostegno. Qui siamo già in un rinforzo muscolare per gli arti inferiori. Ultimo. E a sinistra. Ottimo, aspettiamo un attimino, sciogliamo le gambe. Prossimo esercizio. Piedi più o meno alla larghezza spalle. Da questa posizione, mani sulle cosce, eseguiremo un mezzo squat. Quindi da qua scendiamo lentamente flettendo le ginocchia e risaliamo. Occhio sempre alla posizione delle ginocchia, quando scendiamo puntano sempre verso l'esterno. Scendo, inspiro, salgo e butto fuori l'aria. Anche in questo caso chi non si sentisse sicuro può svolgere l'esercizio in appoggio a una sedia. Ricordiamo che il sedere che va verso dietro, mai le ginocchia verso avanti. Esatto. Scendiamo, cominciamo assieme. Quindi immaginate di avere una poltrona dietro di voi, andiamo a sederci per riposarci, ma non ci adagiamo, rimaniamo sempre su. Cerco dietro una sedia e ritorno. Andiamo con la terza. Eseguiremo l'esercizio 8 volte, 4, mi raccomando, movimenti lenti,
5, inspiro scendendo, espiro quando salgo. 7, ultima, ottimo, ci siamo. Prossimo esercizio lavoreremo un po' anche sulla coordinazione. Quindi da questa posizione eseguiremo uno slancio avanti della gamba sinistra, la mano destra andrà a toccare il ginocchio della gamba sinistra. In questo modo la gamba sinistra sale, la mano destra tocca e cambio lato, la gamba destra sale, la mano sinistra tocca il ginocchio. Eseguiremo questi movimenti insieme, mi raccomando, lenti. Possiamo eseguirli sempre in appoggio a una sedia se abbiamo difficoltà. Partiamo insieme. Gamba sinistra, mano destra, su e torno. Cambio, su e torno. Ok? Facciamolo 5 volte. Cominciamo. Qui già combiniamo movimenti di mobilità con equilibrio. Cerchiamo bene la stabilità, l'appoggio del piede e portiamo la gamba su fin dove riusciamo. Per chi avesse difficoltà, l'esercizio può essere svolto flettendo la gamba. Ok, ultimo. Perfetto, adesso lavoreremo un po' con la parte alta, giusto Silvio? Sì, partiamo con un po' di lavoro delle spalle, quindi teniamo le mani all'altezza delle spalle. Da questa posizione andremo a spingere le braccia verso l'alto, distenderle. Ritorno in posizione iniziale, portando i gomiti a livello della spalla e qui chiudiamo avanti come una preghiera. Quindi combiniamo due movimenti insieme. Quindi apro, distendo, ritorno e chiudo. Molto bene, pronti che partiamo insieme. Vai, braccia su, insieme, partiamo, su distendo, allunghiamo bene verso l'alto, ritorno giù, chiudiamo avanti, ci fermiamo con i gomiti a livello delle spalle. Vai, apro, spingo verso l'alto, ritorno e chiudo. Apro, distendo, ritorno e chiudo. Salite fin dove riuscite, riapro, distendo, ritorno e chiudo. Eseguiamo 10 ripetizioni. Apro, distendo, ritorno e chiudo. Inspiro, allungo, ritorno ispirando e chiudo avanti. Andiamo, ultime due. Apro, apro bene il petto, distendo verso l'alto, ritorno e chiudo. Facciamo l'ultima volta, apro, distendo, ritorno e chiudo. E ci fermiamo, sciogliamo un attimo le spalle, rilassiamo un attimo. Molto bene, tutti questi esercizi, ripeto, che noi proponiamo, li potete trovare sia sul sito di Telefriuli che su chespettacolo.info, trovate tutte le nostre puntate, così le potete riguardare, segnarvi i vari esercizi e ripeterli voi da soli a casa. Mi raccomando, non forzate mai il movimento, eseguite sempre i movimenti dolcemente, fin dove i vostri limiti articolari vi portano. Però vi consigliamo di ripetere questi esercizi più volte durante la settimana, eseguire quindi almeno 20 minuti, mezz'ora di attività fisica al giorno, in modo da prevenire e migliorare il sistema muscolare, prevenendo appunto tutte quelle problematiche come l'osteoporosi, il diabete, migliorare il sistema cardiocircolatorio. Molto bene,
Continuiamo il nostro lavoro sempre di equilibrio, rinforzo muscolare e mobilità. Portiamo le mani all'altezza della testa. Da qui, con il gomito destro, andiamo a toccare il ginocchio sinistro o fin dove riusciamo. L'esercizio che ha proposto prima Roberta lo facciamo, ma ci fermiamo in alto. E apro. Guardate prima noi e incrocio e torno. Quindi una leggera torsione del busto, del tronco, ok? Andando a cercare il ginocchio. Come sempre, andate fin dove riuscite, non è obbligatorio toccare proprio il ginocchio, ma fin dove la vostra mobilità vi consente. Ripetendo questi esercizi man mano vedrete che migliorerà la mobilità e riuscirete man mano ad arrivare tranquillamente a toccarvi il ginocchio. Quindi partiamo mani dietro, partiamo col gomito destro a toccare il ginocchio sinistro, bene in equilibrio, pronti e andiamo. Uno e apro. Due e apro. 3 e apro, 4 e apro, 5, 6, 7, 8, 9, ultimo e 10 e su. Ok, molto bene. Adesso eseguiamo un movimento di respirazione per andare a mobilizzare un po' la colonna. Quindi partiremo con le mani in preghiera davanti al petto, andremo a distendere le braccia verso l'alto, man mano che le portiamo su, il nostro viso, i nostri occhi continueranno a guardare le mani portando la testa verso l'alto, quindi il viso verso l'alto. Guardate sempre prima noi, mani al petto, da qua portiamo le braccia su, guardiamo le mani verso l'alto e andiamo leggermente indietro. E ritorno. Quindi giusto per farvi vedere da questa posizione, mani, guardiamo le nostre dita, le portiamo verso l'alto, man mano che salgo la testa sale, la schiena leggermente si porta verso dietro, si inarca indietro e scendo. Ok, molto bene, come sempre vi ripeto, eseguite dolcemente questo movimento, non andate a esagerare nell'inarcare la schiena in modo da non farvi male alla zona del rachide, alla zona del dorsale, delle vertebre. Eseguite sempre il movimento dolcemente, prima piccolo movimento di mobilizzazione posteriore, poi nell'arco del tempo che eseguite questi esercizi cercate di aumentare un po' il range, ma ripeto, partite dolcemente. Molto bene. Partiamo insieme, allunghiamo verso l'alto, la schiena si porta leggermente inarcata indietro e ritorno. Sempre movimenti lenti, dolci. Andiamo su di nuovo. Mi raccomando, quando saliamo inspiriamo profondamente dal naso. Scendiamo ed espiriamo dalla bocca. Eseguiamo 5 ripetizioni. Inspiro, mi allungo verso l'alto, verso dietro. Espiro, torniamo nella posizione iniziale. Inspiro, ultime 2. E ritorno. Ultima ripetizione, inspiro, allunghiamo verso l'alto, verso dietro, espiro, vado a tornare nella posizione iniziale. Ok, sciogliamo un attimo. Molto bene, per oggi è tutto, grazie Roberta. Grazie a te. Vi ricordo, per la prossima volta procuratevi la sedia e le 2 bottigliette d'acqua che useremo come pesetti. Ci vediamo martedì prossimo 9:45.